sostituisci il tuo mindset povero con un mindset ricco. Per ricco non intendo per forza seguire l'imprenditore ricco del secolo, intendo fortifica il mindset con delle cose potenzianti che hanno a che fare con quella che è la direzione che tu vuoi prendere. Quindi scegli la fine per poi determinare il percorso in mezzo. Questo è fondamentale ed è il primo step. Quando hai un pensiero negativo, lo blocchi, lo cancelli e subito te ne racconti uno positivo. Lì la mente comincia a dire: ah, questo qui allora è uno che la sa, smetto di mentirgli, smetto di far da padrone, gli lascio ogni tanto un po' il volante e lascio che guidi anche il subconscio, che è sempre meglio. A fronte di invece blocchi emozionali, i pensieri causano emozioni. Quindi io quando ho un'emozione negativa di fronte a qualcosa, ad esempio mi arriva una bolletta da pagare e la prima cosa che ho è una sensazione negativa o di frustrazione da pagare, faccio qualche respiro profondo, mi connetto perché le emozioni generano tanto la realtà, mandano tanto intento involontario nell'universo. Quindi a quel punto mi connetto un attimo, faccio magari la meditazione che ho dato prima o qualsiasi altra forma di meditazione vogliano seguire chi ci sta seguendo, mi connetto un secondo, mi fermo, è come se dovessi dare uno stop a quel loop negativo di emozioni. Quindi non devo consentire alla mia emozione negativa di andare avanti. Ok, ho fatto un pianto, basta. Voltiamo pagina, altrimenti sto sempre nelle frequenze basse, quelle pesanti. Le frequenze basse creano materia, perché la materia è densa e pesante. Quindi quando ho un pensiero o un'emozione pesante, si crea realtà più facilmente di quando sono felice.